Il rito dell'antica Bisanzio torna nella cattedrale di San Pietro sotto lo sguardo pensoso della Madonna di San Luca. Proprio dal grande tempio di Santa Sofia di Costantinopoli, dove nacque il rito bizantino, si dice provenga l'icona tanto amata dai bolognesi. La celebrazione, già inserita da qualche anno nel programma ufficiale dei festeggiamenti alla patrona della città, è stata resa quest'anno più solenne per la presenza del vescovo Monsignor Dionisio Lakovits, visitatore apostolico per gli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia e Spagna. A memoria si ricorda il solo precedente di una liturgia pontificale bizantina nella nostra cattedrale, quando il cardinale Joseph Slippy, condannato all'esilio dopo la detenzione in Siberia, venne invitato a Bologna dal cardinale Lercaro. All'inizio della celebrazione il vicario generale, Monsignor Giovanni Silvagni, ha accolto il vescovo e ha espresso la soddisfazione della Chiesa bolognese nel veder crescere la comunità ucraina con la presenza stabile di un sacerdote, Don Andrii Zyburski, e nella sede della Chiesa di San Michele dei Leprosetti. È stata al culmine di questa devozione mariana che hanno ucraini verso la Madonna di San Luca, perché per tutti questi 8 giorni sono venuti continuamente nella Basilica di San Pietro chiedendo le grazie, pregando, affidando alla Madonna le sue difficoltà, le sue preoccupazioni e anche esprimendo anche il suo affetto verso la Madre di Dio. È venuto il nostro vescovo, visitatore apostolico Dionisio Lakovits da Roma, che ha celebrato questa messa e durante la celebrazione ci ha rafforzati nell'unità e anche ringraziato il cardinale di Bologna, ma anche tutti i sacerdoti che hanno fatto sì che la comunità ucraina possa avere una chiesa nel centro, nel cuore della città. La comunità appartiene pienamente alla Chiesa Cattolica, ma segue il rito e le tradizioni spirituali che la accomunano alla gran parte delle chiese orientali ortodosse. La Chiesa ucraina greco-cattolica ha la sua origine nella parte occidentale del paese, ma oggi, per il fenomeno delle migrazioni, è diffusa in tutto il paese e anche in molte altre parti dell'Europa occidentale, delle Americhe e dell'Australia. Il vescovo ha ricordato nell'omelia come la comunità ucraina sia uscita da pochi decenni dalla illegalità e dalla persecuzione e ha raccomandato ai fedeli di coltivare l'unità della comunità bolognese e di vivere in pace e onestà sotto la protezione della Madre di Dio. Erano numerosi anche i fedeli bolognesi che hanno seguito la celebrazione ammirando la solennità e la compostezza del rito. Nel rito bizantino, che prevede il canto in tutta la celebrazione, è il diacono che svolge un ruolo importante di collegamento tra l'altare e l'assemblea, con i frequenti inviti alla preghiera ai quali il popolo risponde «Gospodi pomilui, Kyrie eleison, Signore pietà». Secondo un uso tipicamente ucraino, sono stati utilizzati i paramenti azzurri, come il colore del velo che riveste la Vergine nell'icona di San Luca.